Coach Ortensi, siamo al palazzetto qui del Palasavelli, come sempre durante gli ultimi ritocchi, gli ultimi allenamenti prima della partenza per Taranto, trasferta tra le più lunghe di questa stagione in Superlega. Come è stato il lavoro di questa settimana? Come sta la squadra? Quali sono un po' le vostre sensazioni? Lavoro poco perché abbiamo avuto poco tempo, questa è una settimana cortissima. Sono solo 3 allenamenti, arrivavamo da una partita insomma molto, molto lunga che ha lasciato insomma qualche scoria, quindi bisogna recuperare un pochettino. E l'importante è recuperare bene tutte le energie fisiche e mentali per arrivare a questa partita, insomma, intanto bene da questi due punti di vista. Dal punto di vista tecnico stiamo cercando insomma di porre il focus su alcune situazioni che a prescindere dalla partita con Padova, insomma, dobbiamo migliorare alcune cose sulle quali dobbiamo insistere. Quindi, il lavoro principalmente è questo qua. Sto cercando piano piano di tornare a essere un pochettino in un numero adeguato, però dai, lavoriamo, cerchiamo di fare il massimo. Ecco, come è stata una battaglia quella contro Padova, così ci aspettiamo altrettanto un'altra grande battaglia insomma contro Taranto, che pure vivrà un match molto importante con in palio punti per la salvezza sicuramente che possono valere doppio. Ecco, che tipo di squadra è Taranto, su cosa dovrà la Juasa fare particolare attenzione? Intanto dovremo avere secondo me un approccio migliore alla partita di quello che abbiamo avuto domenica, perché qui giù non avremo la spinta del pubblico che ci sostiene, quindi dovremo essere bravi nell'entrare subito dentro la partita e dovremo entrarci nel modo giusto, insomma, con l'agonismo giusto, con la voglia di essere anche laggiù protagonisti a prescindere da quello che da chi scende in campo. Taranto è una squadra che sa giocare bene a pallavolo, che ha delle buone individualità, l'ha dimostrato domenica e sabato a Piacenza, dove insomma stava per portare via punti importanti, non ci è riuscita per poco, però è una squadra insomma che se può prendere ritmo e se riesce a giocare a suo pallavolo è difficile salire soprattutto in casa, quindi dobbiamo andare con la testa libera e consapevoli che è come con Padova, è una partita importante ma non è ancora decisiva, non è decisivo ancora niente, siamo ancora nel momento del campionato dove può succedere ancora tutto e dobbiamo essere bravi nel rimanere lì comunque vada. In settimana abbiamo ricevuto tanti complimenti per la combattività, qualcuno si è stupito che la piccola grottazzolina potesse dimostrare questo carattere, visto anche il match più lungo della storia della Superlega, e sabato arriverà un altro momento storico, la diretta Rai Sport nell'anticipo del sabato, che porterà grottazzolina sugli schermi di tutti gli italiani in Italia, e questo costituisce anche un'altra prima volta in questa stagione. Sono tutte prime volte, no? Per noi è bello. È un'emozione quella di vivere tante cose, no? Che fino a poco tempo fa guardavamo solo dagli altri. È bello esserci dentro, è bello, insomma, sono belli gli attestati di stima di tutti, però ecco, di fianco al viverle, al godercele, dobbiamo mettere anche l'essere sì combattivi ma anche desiderosi di andare a caccia di occasioni e di prenderne qualcuna, perché poi arriva il momento in cui quelle occasioni non, insomma, se non le sfrutti diventano pesanti, quindi ecco, dobbiamo godercelo ma non pensare troppo a questo, pensare a cercare di fare la nostra miglior pallavolo di questo periodo. Perfetto coach, buon lavoro. Grazie.